Allora ragazzi, mi occorre la un attimo, ragazzi, un attimo, stiamo facendo la richiesta, ragazzi, un attimo di attenzione. Allora, mi serve la vostra autorizzazione per la registrazione, pubblicazione di materiale audio, foto e video di questa riunione sui network normali Facebook, diciamo, e YouTube. Mi date la vostra autorizzazione? Un attimo che giriamo, facciamo vedere la camera. Autorizzazione ricevuta? 5 centesimi a clic. Autorizzazione? Siamo pronti? Vai, ok, autorizzazione ricevuta, possiamo partire con la riunione. Allora, no, lui introduce un attimo. Allora, mi alzo perché è meglio, si sente meglio. Facciamo così, in questo modo. Buonasera. Allora, stasera inizieremo a discutere del programma del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali. Mi sono basato sul vecchio programma delle comunali del 2011 e da quello partiremo, che è una prima bozza, cominceremo a discutere seguendo proprio le linee guida del programma comunale del 2011, integrandolo e approfondendolo con quello che è successo fino al 2015 eventualmente. Allora, la bozza del 2011 era così, la bozza del comunale del 2011 era così suddivisa, è stata suddivisa in 5 grossi argomenti: stato cittadini, qualità della vita, territorio, economia e cultura. Poi, a loro volta, questi 5 argomenti sono stati suddivisi per sottoargomenti. Allora, per quanto riguarda stato cittadini sono sovranità popolare, garanzie, città metropolitana, uffici e tributi. Questo io. Andiamo adesso nello specifico. Iniziamo, sarà abbastanza lungo, oggi è solamente un primo giorno, però da adesso fino alla fine sento, se voi volete, questa linea di condotta. Per discutere bene del programma, perché noi prima, che cosa intendo dire io? Quando noi andiamo a fare i gazebo oppure ci presentiamo alla cittadinanza, dobbiamo essere dei cittadini, degli attivisti, cosiddetti attivisti informati. Quando una persona chiede, voi volete andare al comune, che volete fare? Dobbiamo saper rispondere ad ogni loro domanda. Quindi per saper rispondere a ogni loro domanda dobbiamo essere informati, quindi sapere. Iniziamo questo percorso che sarà abbastanza lungo e non sarà esauriente solamente per questa sera. Va bene? Allora iniziamo con stato cittadini. Che cosa si intende per argomento stato cittadini? Stato cittadini. Allora, secondo me la cosa migliore da fare, io posso pure dirlo a mio che ce l'ho letto, però la cosa migliore da fare è se voi volete, è leggerlo, perché sono due pagine, poi mi fermo e poi abbiamo la discussione. Va bene, senza così prolunga. Andiamo a vedere che cos'è per il Movimento 5 Stelle. Beppe, la cosa fondamentale, non è che ti voglio stoppare, ma visto che il tuo programma è stato praticamente bocciato dall'ultimo. No, va bene, cioè, va bene, Ernesto, non è stato bocciato. Non iniziamo. Vabbè, ho detto, questa è la prima bozza, iniziamo su questo programma e poi lo approfondiamo, con quello che vogliamo fare, quello che vogliamo fare. Allora, che cos'è la sovranità? Sovranità popolare, che cosa intende? Cosa si intende per sovranità popolare del Movimento 5 Stelle? Il rapporto Stato cittadino e Stato cittadinanza, le regole, gli strumenti, i metodi attraverso i quali questo si concretizza, dicono come naturalmente la rilevanza specifica delle tematiche del Movimento 5 Stelle. In questo ambito non possiamo che certificare ad ogni livello il palese fallimento dell'attuale sistema partitico istituzionale. Completamente, ma la democrazia rappresenta il nostro modo di vedere. Cioè,
la parte di mezzo della democrazia, cioè la democrazia che noi diciamo. Allora mi fermo, un attimo per